Luigi, ci sposiamo. Tu dici, chi l'ha detto? Mia madre. E tu vai a parlarne con tuo padre, che si chiama? Si chiamava? Mario. Ah papà, te devo parlare. E tuo padre, lascia perdere un'altra volta con calma. Dice, no papà, te devo parlare. Chi convince il padre a sentire il figlio? La madre, da dietro, tipo Matrix, col cappotto, operaio. Tuo padre dice, che c'è papà? Io mi sposo, auguri. Luisa è una brava ragazza, siete una bella coppia. Dice, papà, lo so, a me mi servirebbero i soldi. E il padre fa, pure a me, chi ci potrebbe darsi i soldi? Dice, no papà, i soldi che servono a me, mi devi da te, io. E me chi mi dà i soldi? Ma chi convincerà il padre a dare i soldi al figlio? La madre, da dietro, sempre da dietro. E va. Tuo padre chiama, dice, ecco, quanto serve? Dice, papà, una cinquantina di milioni, parliamo di lire. Ah, ci sono 50 solo. Dice, come spendi, papà? Dice, 20 milioni per foto, filmino e foto. Dice, perché fa? Beh, per ricordo. Dice, per ricordo. Mio padre fa, ma perché pensi che te la scordi quella giornata? Quella è l'ultima felicità della vita tua. Dice, poi, sì. Dice, 10 milioni per il viaggio di nozze. Ah, dove andate? Facciamo... Aspetta, Messico e Guatemala. Mio padre fa, fa pure Abruzzo e Molise, già che sta in viaggio. Poi dice, 20 milioni per il pranzo. Ah, e che fa solo la bruschetta? Ma fa un pranzo bello, tutto quanto. Dice, spendi 100.000 euro. Dice, papà, a me stai più a per culo. Sì, ma ha cominciato te però. E arriviamo, aspetta, questo è il preambolo. Allora, sposati, no? Da quanto tempo? Non sei sposati, vabbè, sposati. Con che macchina? Mercedes. Tu lo sei ricordato subito perché l'ha pagata te. Perfetto. Perché le donne dice, che macchina era? Perché l'ha pagata te, ecco perché non se la ricorda. Lei col Mercedes e tu con la Panda Vanetta, visto quella da Acea, quella che si randine. Bellissimo, il giorno delle nozze, a casa sua, folla, no? Te zie, cugine, hai visto l'album di foto? L'hai visto mai quello marrone? Le prime 50 foto sono lega madre, lega nonna, lega zia. Lei con una zia morta, ma ci teneva stacce. Col tossico de zona. Te ce sai. De lui sotto c'è la fotocopia della patente, no? Dice c'ero, ma non ho fatto... Stessa cosa sul filmino. Il filmino, sono sposato nell'81, la prima volta. Il filmino era Super 8, che lei che correva vestita di bianco, a Tivoli. Ah, Villa dei Tivoli, fermati, oh. E io correvo, come? Villa Testa, bravo. Lei correva io dietro, col documento, perché sennò pare che ci sia. Sotto casa di lei, la folla. Sotto casa di lui, pare giovedì pomeriggio, non c'è nessuno. Passa solo un filippino così a destra. E il padre sta sotto mezza piotta. Arrivi in chiesa, tu col Mercedes, no? Luca, la Panda, chi arriva prima? La Panda. Arriva la Panda fuori dalla chiesa, tu scendi verso il prete, no? Sta sull'ingresso, gli fai buongiorno, fa buongiorno. Che devi fare? Che devi fare? E dico, sono lo sposo, che devi fare? Dico, dovrei entrare? No, giovanotto non si può entrare. Se ne arriva la sposa, qui non entra nessuno. Dice, ma io sono lo sposo. Giovanni, devi aspettare. Va, tu padre, va. Padre, va. Questo non mi fa entrare. Tuo padre va, scendo io, scende tuo padre, sotto mezza piotta, pensa come sta. Va dal prete e fa, buongiorno padre, perché non fa entrare sto ragazzo? Dice, sa perché non è usanza. Mio padre fa, prego, io ho speso 50 milioni e non entro. Io sono scioso dalla chiesa oggi. Stiamo a metà pure che elemosine. Dice, beh, se me la mette su questo piano, entra dentro, entri in chiesa, questo capiterà quando ti sposi, c'è Cristo, sta così, no? Appena ti vede fa, che non è un altro, mamma mia. Ecco perché sta così.